I bambini che tirano calci ad un pallone e si rincorrono sulla pavimentazione sconnessa del parcheggio tra le auto in sosta e i cumuli di immondizia. Al calar del sole, lampioni spenti, buio e disagi. Via Criscuola a Pagani, la stradina che collega via Matteotti con via Tortora, versa nel degrado. I residenti della zona fanno sentire la loro voce e sollecitano interventi da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Salvatore Bottone. Tutto a buio, tutto. Dalla sera, insomma, non sappiamo proprio se è un po' che è un mese. Che no, tutto. È più di un mese. Avete segnalato questo disservizio? Sì, segnalazione. Comune, i vicini urbani, scusate la parola, non si hanno fregato proprio. Che è tutto. Ovviamente questo siamo crea dei disagi, dei pericoli. Certo, certo, per i bambini. Per i bambini, per mamme e figli, e vecchi che non vedono, che non è fa spesa, che fa, non può niente. Ci sono tante specie di cose. Lei diceva ci sentiamo di serie B. Sì, perché, guardate già la strada. E il bacio da tutte le parti, sporchizia da tutte le parti. Luce non si accende, poi subiamo rapini, subiamo furti, ci mettiamo pure io quando stiamo in casa. E non è una cosa. Anche quest'area parcheggio non è ben tenuta. No, quest'area parcheggio fa paura proprio di sera fa paura. Ci vuole un po' di sicurezza in più. Facciamo un appello al sindaco. Sempre, l'appello è così, di stare che si da fa. Cioè, ma via, capo lui mi è stato detto. Non lo so, ma è stato detto che la sera è passata a piedi e stiamo carando pubblico. Io vero no? Sì, sì, no, pure si stava carando, sì. C'è la mamma, questo giovane, questo ragazzo, c'ha la mamma che è vicchierella, va a meno che va fuori la strada per fare poche spese. Quando vuole, se ti appoggia un bacio, uno no, va a finire i miei savi, in macchina che fuirono, come i pazzi, andando poche vighe stritte, senza fare, senza niente, ci messo attenzione, per non potermi io, per mia moglie, per mia figlia, è un casino qua. Signor sindaco, vedete chi da fa? La meglio maniera, perché qua siamo tutti quanti cittadini. Sulla andavia nuova la luce non ci sta. Stavo cimitare a cadrare. Venite a bere, lotta a massa la sera come si fa scuro, qua non si appiccia un lume. Ma pure ci mi mette paura, pure mette la chiave in da casa qua, ma ci mi mette paura. Signore, è uno dei pochi che ha subito proprio. Come infatti, aspetta, che sta un cammino che fanno un'usaria, no, un'usaria sì. E beh, c'è un giafone che mi si hanno messo sotto un muro. È proprio per me è una vergogna. No, è una vergogna veramente. È troppo vergognoso. Che poi vanno fare solo i pacchinali quando amano il gallino, vanno bruzzare, vanno fare questo e vanno fare questo. Solo tanto. Sì. Poi. No, la via nuova tanto se la ricordano perché quando se la ricorda? La donna delle galline, allora si ricordano che ci sta pure via Criscuola. O se no via Criscuola non esiste. Qui fanno un tosè. No, o tosè lo teniamo qua. Anzi ce ne stanno due qua, perché uno faccio portone mio e l'altro facciamo qua. Sono due doselle, però solo tanto sono poche pulizie. Con che sicurezza è più, una macchina capace. Ma poi è finito il cinema, è finito la mano nei gallini, è finito il cinema per pagare. Mi si mette serie B, siamo di serie B.